GTA 6 sembra promettere tanto spettacolo e realismo, con un salto grafico incredibile. Prima di proseguire, iscrivetevi al canale. Col vostro prezioso supporto possiamo continuare ad offrirvi altri video su GTA. GTA 5 ha da poco compiuto 10 anni, eppure, nonostante il tempo passato, le informazioni ufficiali sul sesto capitolo della serie latitano. Tramite un report di Rockstar Mag, sito che in passato si è già dimostrato affidabile, sono stati diffusi dei potenziali dettagli sul prossimo blockbuster di Rockstar Games. Come sappiamo, grazie ad iterazioni sempre più avanzate del motore grafico noto come Rage, serie come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption hanno continuato a migliorarsi, dagli effetti volumetrici fino ai comportamenti della fauna e alle interazioni con gli NPC, il viaggio di Arthur Morgan ha raggiunto vette tecnologiche notevoli. Ebbene, a quanto pare, il divario grafico tra Red Dead Redemption 2 e GTA 6 sarà più grande di quanto abbiamo sperimentato tra GTA 5 e l'avventura con protagonisti Arthur e John. Secondo Rockstar Mag, elementi come collisioni dei veicoli, la simulazione dell'acqua e l'illuminazione potrebbero aver compiuto un balzo evolutivo incredibile nel nuovo GTA. In primis, sembra che lo studio sia riuscito a progettare un sistema definito come rivoluzionario, in grado di gestire una simulazione in tempo reale dell'acqua. A occuparsi della cosa sarebbe stata una divisione di Rockstar San Diego, chiamata Rage Technology Group e composta da una ventina di ingegneri. Dopo mesi di ricerche ed esperimenti, il collettivo avrebbe ottenuto risultati promettenti in quest'ambito e perfettamente applicabili ad un'esperienza open world. In GTA 6 sarà possibile fare surf. Attendiamo di scoprirlo. Passiamo quindi alla fisica dei veicoli. Un significativo aumento del numero di poligoni rispetto a GTA 5 avrebbe consentito al team di ottenere deformazioni più precise delle vetture e di conseguenza confezionare incidenti più realistici. Personalizzare un bolide, inoltre, non andrà a modificarne solo l'aspetto estetico, ma anche la manovrabilità. Il team però avrebbe finalizzato un buon equilibrio tra realismo e arcade, così da mantenere i frangenti di guida sempre divertenti. GTA 6 offrirà un avanzato sistema di illuminazione, così da rendere il suo mondo convincente alla vista sia di giorno sia di notte. D'altra parte, Vice City è una Miami in salsa Rockstar Games, ed era importante amplificare il realismo della vita notturna. Ultimo, ma non per importanza, è il sistema meteorologico. Ad esempio, le raffiche di vento muoveranno la vegetazione e creeranno delle onde che disturberanno la quiete delle persone in spiaggia. La pioggia e il vento avranno un impatto diretto sulla guida ad alta velocità, mentre i tramonti e la notte fonda saranno più convincenti che mai. GTA 6 è ancora in pieno sviluppo e Rockstar Mag ci tiene a precisare che non tutte queste tecnologie potrebbero raggiungere il prodotto finale. A questo punto vi lasciamo la parola. Che cosa vi aspettate dagli avanzamenti proposti da GTA 6? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.